domani con la presentazione di Stefano Bizzotto a cura di Antonio Di Donna, allo stesso orario alle 19 qui nell'area pedonale, hanno aperto questa quarta giornata del Festival Sport Story. Oggi, come diceva bene anche il professor Michele Trecca, facendo una crasi, Roberto Pantani, oggi si parla di ciclismo, perché il Festival Sport Story ha allargato anche ad altro che non fosse esclusivamente il calcio, però purtroppo non si parla solo di ciclismo di strada, non si parla solo di maglia rosa e maglia gialla del Giro d'Italia e del Tour de France, ma con l'avvocato Roberto Manzo siamo costretti a parlare e fare un ingresso anche nelle aule di tribunale. Perché Roberto Manzo è stato l'ultimo avvocato di Marco Pantani, che immagino conosciate tutti, nel 1998, ovvero a 20 anni fa, c'era la storica abbinata, accoppiata Giro Tour, però a 20 anni di distanza non stiamo a parlare di questo, ma stiamo purtroppo a parlare di una storia che appunto è nata per strada, è finita nelle aule di tribunale e in una stanza di un residence. Roberto Manzo è l'autore di questo libro, Chi ha ucciso Marco Pantani. La prima volta che ho preso questo libro, l'ho preso, l'ho lasciato, poi subito l'ho ripreso perché ho detto, ma qui manca il punto interrogativo, quindi non è una domanda provocatoria, ci sono delle risposte. È già pronto? Buonasera a tutti, sono Roberto Manzo, l'ultimo avvocato di Marco Pantani. Vabbè, il titolo del libro non comprende né un punto interrogativo né un punto esclamativo, perché all'interno del manoscritto io do degli input ai lettori e per farsi un'idea su quello che è capitato a Marco Pantani dopo il 5 giugno del 1999. Il 5 giugno del 1999 è il giorno in cui Marco Pantani fu sottoposto a un accertamento ematico a Madonna di Campiglio, e a seguito di questo accertamento e dell'esclusione dal Giro d'Italia, contro Marco Pantani si sono succeduti con Marco Pantani, che era leader della corsa e andava verso la vittoria, si sono succeduti degli episodi che l'hanno nociuto non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista giudiziario, e quindi a parer mio ci sono un insieme di persone che hanno contribuito al decadimento di Marco Pantani. Si parlava appunto del 5 giugno, anche nell'ottima presentazione da parte degli attori della Piccola Compagnia Impertinente c'è stata una circolarità, perché si parla del 5 giugno, si parla del 14 febbraio 2004, ovvero del giorno della morte di Marco Pantani, sono intrecciate perché è una sorta di declino che comincia proprio a Madonna di Campiglio. Ma qual è stato invece l'intreccio con Roberto Manzo? Allora, io abito a Cesena, Marco come sapete era di Cesenatico, un nostro amico, un mio amico di gioventù, era un suo amico, diciamo, era diventato il suo confidente nel periodo della sua avventura ciclistica, e quindi tramite questa persona che si chiama Moreno Lotti, che è stato citato dai ragazzi che molto brillantemente hanno raccontato del mio libro in parte, e Moreno Lotti, soprannominato Giumbo, mi diede la possibilità di conoscere Marco. Io inizialmente, diciamo, seguivo Marco e ho cominciato a seguirlo più tardi rispetto a le sue avventure ciclistiche, perché io mi sono avvicinato a quel mondo sportivo nel 1997. Marco aveva già vinto nel 94 e nel 95, dopo nel 96 rimase infortunato a seguito dell'incidente occorsogli durante la Milano-Torino del 18 ottobre del 95, e riprese a correre al Giro d'Italia del 97. Quindi io iniziai a seguire il mio campione, perché per me era il mio campione inizialmente, proprio nel 97, all'inizio del giro, di quel giro, dove sfortunatamente poi alla tappa di Cava dei Tirreni ebbe un incidente e fu costretto a interrompere quell'avventura.
E poi che cosa successe? Dopo appunto Madonna di Campiglio contro Marco Pantani, sì, così, e ci furono diversi procedimenti penali che inizialmente vedevano Marco Pantani assistito da altri legali, e però nel prosieguo, diciamo, della sua disavventura giudiziaria, a un certo punto arrivò che non si fidava più di nessuno. Io nel frattempo ero diventato un suo amico, perché avevo avuto modo di conoscerlo nel 98 dopo le vittorie del Giro del Tour, e a distanza di 4 anni, nel 2002, sono poi diventato il suo legale. Non si fidava neanche della giustizia, né di quella sportiva né di quella ordinaria, perché la volontà di questo libro è innanzitutto quella di far capire che Marco Pantani non fosse un dopato. Allora, Marco Pantani il 5 giugno del 1999 fu sottoposto a un accertamento ematico dai medici UCI. Il controllo che fu svolto quella mattina doveva essere un controllo a sorpresa, ma dal punto di vista teorico, perché di fatto già nell'ambiente si sapeva dal giorno prima che i ciclisti sarebbero stati e Marco Pantani sarebbe stato controllato, ma addirittura era proprio il regolamento sportivo che prevedeva che nell'ultima settimana della competizione ciclistica i primi 10 in classifica dovessero essere accertati. E calcolando che nei giorni precedenti 6 dei 10 erano già stati accertati, quindi mancando anche soltanto 2 tappe, era molto probabile che quel giorno Marco sarebbe stato sottoposto al controllo antidoping. Che cosa successe quella mattina? Allora, per svolgere questo controllo antidoping, i medici UCI hanno determinate regole da seguire. Allora, la prima regola è che gli accertamenti li facciano 3 ore prima dell'inizio della competizione. Invece quella mattina arrivarono oltre il limite consentito, per cui Marco Pantani avrebbe potuto rifiutarsi addirittura di sottoporsi all'accertamento ematico senza incorrere in nessuna squalifica. Ma perché si sottopose? Perché lui era sicuro di essere di avere l'ematocrito al di sotto della norma, ma anche perché la sera prima con il medico della Mercatone, che è una circostanza che poi è emersa nel corso degli anni, se l'era addirittura provato, perché tutti i ciclisti comunque avevano uno strumentino che permetteva di misurare l'ematocrito, e aveva 48. Quando naturalmente quando invece il risultato fu di 52, si sorprese e nel momento in cui gli fu confermata la squalifica diede un pugno nello specchio e si tagliò. Ma quali sono gli errori che furono eseguiti anche dai medici? Ossia, il regolamento sportivo antidoping che cosa prevedeva? Prevedeva che la provetta dovesse essere scelta dallo sportivo e quindi da Marco Pantani, mentre invece è emerso a livello processuale, nel processo che poi io ho seguito a Tioni di Trento, un paesino che era competente, diciamo, territorialmente per i fatti accaduti a Madonna di Campiglio, è emerso che quella provetta lì, quella mattina, non la scelse Marco Pantani, ma la scelse il dottor Partenope, uno dei 3 medici UCI che eseguì il prelievo del sangue. Ok, e l'altra particolarità fu questa, che dal momento del prelievo al momento dell'accertamento vero e proprio, l'accertamento viene fatto in questo modo: viene messa la provetta in uno strumentino che si chiama Colter, viene fatto agitare, dopodiché quando il plasma praticamente si separa dal sangue viene fatto l'emocromo. Beh, diciamo, dal momento del prelievo al momento dell'accertamento la provetta scomparve, diciamo, all'attenzione di Marco Pantani e a tutto l'entourage. Che cosa successe nei 45 minuti, diciamo, in cui Marco Pantani non ebbe più modo di controllare la provetta?
e diciamo il sospetto fu che qualcuno, non diciamo, è naturale che a livello probatorio non è purtroppo emerso niente, però il sospetto fu il seguente, che dalla provetta del sangue fu asportato un piccolo quantitativo di plasma, e in questo modo il valore dell'ematocrito conseguentemente è aumentato, ma la circostanza che poi emerse è che Madonna di Campiglio, Marco Pantani, per la prima volta rispetto a tutti gli accertamenti precedenti e all'accertamento che seguì a Imola, come hanno raccontato i ragazzi che prima hanno letto una parte del mio libro, e a Madonna di Campiglio Pantani risultò per la prima volta piastrinopenico, ossia carente di piastrine. Il valore delle piastrine risultò di essere di 117.000 millimetri cubi, mentre invece, come dicevo, in tutti gli accertamenti precedenti Marco Pantani aveva sempre avuto, oltre all'ematocrito nella norma, anche il valore delle piastrine. E nell'accertamento di Imola, che eseguì qualche ora dopo l'esclusione da Madonna di Campiglio, sia il valore dell'ematocrito che il valore delle piastrine erano ritornati nella normalità. Allora, a livello processuale, ma non sono io che lo dico in questa sera, io ripeto le parole che hanno detto i consulenti che sono stati ascoltati nel processo che io ho seguito per Marco, i consulenti medici che cosa hanno riferito? Hanno riferito che è vero, ci possono essere degli accorgimenti che uno può fare facendo ad esempio un salasso, un'elettrodiluizione, far abbassare il valore dell'ematocrito, ma non è scientificamente possibile che contemporaneamente all'abbassamento del valore dell'ematocrito il valore delle piastrine possa alzarsi. Cioè, dal punto di vista medico è qualcosa che non avviene, ossia il valore delle piastrine doveva rimanere 117.000 o altrimenti doveva addirittura abbassarsi, e quindi l'ipotesi e il pensiero che qualcosa di irregolare a Madonna di Campiglio possa essere capitato è proprio questo. No, c'è una goccia che è caduta, tra l'altro siamo entrati nel tecnico, nello specifico, invece la sintesi giornalistica prevedeva che Pantani è dopato. Cioè, quello contro cui voi vi siete scagliati è l'accanimento mediatico che ha fatto di Marco Pantani una vittima. Allora, il messaggio che è stato fatto passare dopo che Pantani, dopo l'esclusione di Marco Pantani dal Giro d'Italia, è stato il seguente: Marco Pantani ha l'ematocrito alto, Marco Pantani un dopato, ha usato l'eritropoietina. Ma gli organi di stampa non hanno mai detto che l'ematocrito è un valore del sangue che può subire delle variazioni anche dal punto di vista naturale. Calcolate che, ma questo ripeto, non sono io che lo dico, ma sono stati i medici che sono stati ascoltati nell'ambito del processo, il valore dell'ematocrito può subire anche delle variazioni, quindi aumentare, e se un ciclista corre in altura. Calcolate che eravamo al termine del Giro d'Italia e quindi le ultime competizioni, le ultime tappe erano tutte state svolte in altura. Un'altra circostanza che può far aumentare il valore dell'ematocrito è se lo sportivo al termine delle competizioni così non si reidrata correttamente, non si alimenta correttamente, potrebbe anche in questa circostanza avere l'ematocrito alto. Un'altra circostanza che è stato motivo poi di discussione nell'ambito del processo è la seguente, ossia anche l'uso del laccio emostatico nell'ambito del prelievo, se viene utilizzato il laccio emostatico può creare una stasi e far aumentare il valore dell'ematocrito. Calcolate che i tre medici UCI che precedentemente nel processo che poi seguì a carico di Marco erano stati inizialmente indagati per truffa aggravata, e due di loro naturalmente
che cosa hanno affermato durante il processo, che a Marco Pantani il laccio emostatico non fosse stato applicato. Appunto si parlava di Marco Pantani che nella sintesi giornalistica diventa un dopato, diventa la vittima di un circo televisivo, perché all'epoca c'erano molti meno siti e molti meno web tv, e quindi era tutta roba di televisione e carta stampata, che ha fatto anche compagnia all'avvocato Manzo in tutte le udienze. E come dicevo, il messaggio che è stato fatto passare dopo il fatto di Madonna di Campiglio è che Marco Pantani fu considerato dagli organi di stampa come se fosse un dopato, mentre invece l'ematocrito, dicevo, l'ematocrito è un valore che può subire delle variazioni anche dal punto di vista naturale. Però il messaggio purtroppo è stato quello, e tantissime persone, quando io vado alle conferenze, pensano ancora che Marco Pantani sia stato fermato appunto per doping, mentre invece la sospensione che fu data a Marco Pantani era esclusivamente per motivi sanitari. Marco Pantani doveva rimanere fermo per 15 giorni, poi avrebbe potuto risottoporsi a un nuovo controllo medico, e a quel punto, se fosse stato dichiarato idoneo, ossia il valore dell'ematocrito fosse stato al di sotto dei 50, avrebbe potuto tranquillamente riprendere a correre. La decisione di Marco invece fu quella di fermarsi totalmente per quell'anno e di non correre più. E perché invece, se fosse stato effettivamente dopato, non sarebbe stato fermato per 15 giorni, ma avrebbe subito una squalifica di mesi, se non addirittura per degli anni. Il problema quale fu? Fu il seguente, poi i problemi che seguirono all'esclusione di Marco. E, allora, già il giorno stesso la procura di Trento aprì un fascicolo inizialmente contro ignoti, dove Marco Pantani inizialmente era considerato la vittima del reato, e un procedimento contro ignoti per truffa aggravata. Calcolate che il dottor Giardina, che era il sostituto procuratore che ebbe poi in carico questo procedimento, inizialmente indagò i tre medici Lucci appunto per truffa aggravata. Però dopo diverso tempo dall'apertura di questo procedimento a loro carico non trovò altro modo che richiedere l'archiviazione a loro favore, e una richiesta di archiviazione del procedimento che poi fu accolta dal GIP di Trento. Dopo questi tre medici Lucci, Giardina indagò il medico della Mercatone 1. Ma anche contro questo medico della Mercatone 1 il procedimento e le indagini, che a parer mio furono molto scarse, il procedimento a carico di questo medico della Mercatone 1 fu archiviata, e Giardina a quel punto lì, dopo due anni di indagine, che cosa pensò? Ebbe la brillante idea di trasformare la posizione di Marco Pantani da vittima del reato a indagato, ossia accusato di frode sportiva, perché secondo Giardina avrebbe fatto un uso di doping autogeno, praticamente si sarebbe dopato da solo per alterare le proprie prestazioni sportive al fine di appunto migliorare le proprie prestazioni per così brillare nell'ambito della competizione del Giro d'Italia. Non era l'unico processo a cui è stato costretto Marco. Che cosa è successo? Immagino, adesso vi dico il nome del secondo procuratore che si accanì contro Marco Pantani, l'avete sentito, ed fu il dottor Raffaele Guariniello. Il dottor Raffaele Guariniello era il sostituto procuratore della Procura di Torino, che si ricordò quando Marco Pantani appunto
ebbe la disavventura di Madonna di Campiglio, quindi ricordiamoci le date, 5 giugno del 1999, Raffaele Guarniello si ricordò dell'incidente che occorse in cui incappò praticamente Marco Pantani durante la classica Milano-Torino del 18 ottobre del 1995. Durante questa classica Marco Pantani ebbe un incidente perché si scontrò contro una Jeep che non era stata fatta fermare, ma transitava nel percorso ciclistico dove si svolgeva quella gara sportiva, e fu trasportato in condizioni disastrose, ha rischiato di morire all'ospedale di Torino. A distanza appunto di 4 anni Guarniello cosa fece? Andò a riscartabellare la cartella clinica di Pantani e vide che il valore dell'ematocrito quel giorno era di 60,1, quindi indagò immediatamente Marco Pantani per frode sportiva. Voi dovete pensare però che il limite del valore dell'ematocrito fu introdotto a livello sportivo negli anni successivi, se non ricordo male nel 98, se non addirittura nel 99. Quindi nel 95 un ciclista poteva tranquillamente avere un ematocrito di 50, 60, 70, però non gli poteva a parer mio accadere niente. E invece Marco Pantani finì sotto processo appunto avanti alla procura di Torino, poi i legali che all'epoca assistevano Marco, che erano i legali della Mercatone 1, riuscirono così a sollevare un'eccezione di competenza territoriale e a trasferire il procedimento che era radicato a Torino presso la procura di Forlì. La procura di Forlì è la procura dove io praticamente del tribunale di Torino e di Forlì, dove io lavoro, perché io sono iscritto al consiglio dell'ordine degli avvocati di Forlì Cesena, e quindi ho anche avuto a che fare per altri motivi naturalmente con i procuratori e con i giudici che poi hanno gestito il processo di Marco Pantani. Però questa mossa qui fece cadere Marco Pantani dalla brace, perché si trovò davanti un giudice che ritenne applicabile a Marco Pantani un articolo di legge che era stato introdotto nel nostro ordinamento penale per debellare le scommesse nell'ambito di competizioni ippiche. Per cui che cosa capitò a Marco? Marco fu processato per questo determinato procedimento, allora sulla base di un valore dell'ematocrito dove all'epoca non c'erano alcuni limiti, sto parlando del procedimento collegato alla classica della Milano-Torino, quindi 18 ottobre 1995 non c'erano limiti di ematocrito. Marco Pantani non è stato trovato positivo ad alcun controllo antidoping, invece gli contestavano l'uso di sostanza dopante. E in più, cioè, non c'era all'epoca una legge che punisse, semmai fosse stato accertato che Pantani si fosse dopato, ma lui l'ha sempre escluso, che punisse effettivamente lo sportivo che avesse fatto uso di sostanza dopante. Ma che cosa è successo? Secondo l'interpretazione del giudice che l'ha poi inizialmente condannato, ha utilizzato per condannare Marco, come ho detto prima, un articolo di legge, di una legge che era stata introdotta nel nostro ordinamento per tutt'altra cosa, per debellare le scommesse nell'ambito delle competizioni ippiche. Calcolate che la legge vera e propria, la legge antidoping, quella che punisce lo sportivo che detiene, che usa o che cede a terze persone, che detiene sostanza dopante, è stata introdotta nel nostro ordinamento nel dicembre del 2000, quindi in epoche successive i fatti che venivano contestati a Marco Pantani. Ok? Sono stati citati anche altri sport, tra cui il calcio nel libro, sì, viene evidenziato. Allora, quella legge lì, la legge 401 dell'89 appunto, fu introdotta nel nostro ordinamento
nel 1989. Marco Pantani per la prima volta fu processato nel 2000, quindi dopo 11 anni Marco Pantani fu il primo sportivo ad essere processato per doping, pur non essendo, e io mi sforzo più volte a dirlo, pur non essendo mai stato trovato positivo ad alcun controllo antidoping. Provate a pensare, e vi faccio il nome di un personaggio eclatante che ha subito soltanto il procedimento sportivo ma non il procedimento penale. Diego Armando Maradona, al termine della partita Bari-Napoli del marzo del 1991, fu trovato effettivamente positivo alla sostanza cocaina, ma lui subì soltanto una squalifica dal punto di vista sportivo ma nessuna conseguenza dal punto di vista penale. Mentre invece contro Pantani, dopo Madonna di Campiglio, e le autorità giudiziarie si scatenarono in una maniera impressionante. Marco Pantani fu trattato come il peggior delinquente esistente in quel periodo storico. Calcolate che contro di lui si scatenarono 7 procure. Lui fu, il nominativo di Marco Pantani fu iscritto nei fascicoli di 7 procure. La procura, cerco di elencarla, la procura di Trento, la procura di Torino, la procura di Forlì, la corte d'appello di Bologna, la procura di Firenze, la procura di Sanremo e la procura di Pistoia. Dopo il morto, contro di lui purtroppo non si sono potute chiarire ulteriormente. Tra l'altro è stato citato Diego Armando Maradona, c'è un aneddoto simpatico di quando era a Cuba e anche una frase che ha detto Maradona commentando proprio la morte di Marco Pantani, che viene citata nel libro. Marco Pantani incontrò Diego Armando Maradona a Cuba perché Diego Armando Maradona si stava disintossicando in quel periodo a Cuba e Marco Pantani invece era in vacanza. Lo incontrò e riuscì a parlare con lui quando disse: io sono di Cesenatico, sono amico di Salvatore Bagni. Salvatore Bagni è un ex giocatore del Napoli che giocava con Maradona e che vive a Cesenatico. Fece emergere anche che Marco morì, Diego Armando Maradona, che era al Carnevale di Cento, disse che tutti noi siamo colpevoli della morte di Marco Pantani perché in qualche modo abbiamo contribuito anche con, diciamo, la nostra indifferenza. Più che indifferenza, cioè aver accettato così passivamente quello che ci fornivano, gli argomenti che ci fornivano gli organi di stampa, senza pensare che forse dietro a quel passaggio, a quel pensiero, si nascondeva un progetto per far fuori Marco Pantani. A proposito di organi di stampa, si parlava di un'espressione bruttissima, circo mediatico, che seguiva man mano le udienze. Come vi siete trovati anche voi, che semmai non eravate abituati a tanto seguito? Voi dovete pensare che Marco Pantani, quando si parlava dei suoi processi, si pietrificava proprio. Io ho avuto molta difficoltà a parlare con lui dei suoi processi, perché era terrificato dell'argomento, si sentiva ingiustamente accusato di qualcosa che non aveva mai fatto, per cui ho dovuto affrontare anche i processi, ma l'ho fatto volentieri, e praticamente da solo, perché in quel periodo Marco Pantani poi era andato a vivere in Spagna e quindi io per poter parlare con lui avevo il tramite o di suo padre o della sua manager, però è stato comunque, diciamo, un atto di amicizia anche nei suoi confronti, oltre naturalmente avermi dato l'opportunità professionalmente di poterlo seguire. Avevamo parlato anche nelle interviste precedenti, abbiamo detto l'accanimento mediatico degli organi di stampa, questa sintesi giornalistica, ma invece il rapporto con gli altri ciclisti e soprattutto con i suoi tifosi, come è stato nel prosieguo della sua attività fino a purtroppo la sua morte? Beh,
penso, dopo quello che gli è capitato, comunque Marco Pantani si è isolato molto, e anche il rapporto con i suoi ciclisti si sia molto distaccato, e purtroppo, diciamo così, tutta questa sua disavventura giudiziaria l'ha portato alla fine a morire a Rimini da solo, perché era arrivato a un punto, a un limite dove, come dicevo prima, non si fidava più di nessuno e viveva molto anche in solitario. Roberto Manzo ha avuto l'occasione di essere l'avvocato, l'ultimo avvocato di Marco Pantani, ma anche uno dei pochi che è entrato nel monolocale, nel residence dove è morto Marco Pantani, e assistere, non so quanto da parte sua volontà, all'autopsia di Marco Pantani. Quali sono state le emozioni? Allora, sì, inizialmente nel libro non pensavo di parlare, diciamo, del capitolo morte collegato alla sua disavventura a Rimini, perché quello che mi interessava soprattutto era appunto di descrivere i processi di Marco Pantani per frode sportiva. Dopo quel giorno, quando Marco morì il 14 febbraio del 2004, comunque io ero in contatto con i genitori di Marco Pantani. I genitori in quel periodo si trovavano in Grecia e quindi mi così affidarono l'incarico di seguire l'iter delle indagini. E per cui mi capitò di visionare il filmato che fu fatto durante il sopralluogo, quando fu rinvenuto il cadavere di Marco a Residence Le Rose, e poi io fui uno dei pochi ad entrare all'interno del monolocale e poi successivamente partecipare, anche se indirettamente perché c'era il consulente della famiglia Pantani, anche all'autopsia. E di quel capitolo alla fine io ho descritto il processo che poi ne è seguito in maniera anche asettica, nel senso ho utilizzato gli atti del processo esclusivamente per raccontare che cosa è capitato durante i tre gradi di giudizio, ma non ho dato una mia valutazione su quello che è accaduto a Marco, proprio perché c'è un contrasto, diciamo, sul finale, su cosa è successo a Marco Pantani, tra la valutazione data dalla procura di Rimini e invece l'idea che sono fatti i genitori di Marco, perché pensano che Marco all'interno del residence Le Rose sia stato ucciso da terze persone. Quello alla fine l'ho descritto unicamente così per raccontare quelle che sono state le mie emozioni entrando nel Residence Le Rose, oppure nel vedere Marco disteso sul tavolo dell'obitorio, cioè vedere che era ritornato praticamente, posso dire, in peso forma. Calcolate che allora Marco è morto nel febbraio del 2004, ma due mesi prima e pesava 54 kg. Due mesi prima Marco era diventato 83 kg, quindi in poco meno di due mesi perse tutti quei chili. Quando io lo rividi, che erano diversi mesi che non avevo perso praticamente i contatti con lui, ci sentivamo soltanto telefonicamente, quando lo rividi ho detto cavoli, e era ritornato come se dovesse gareggiare di lì a poco. C'è un altro aneddoto che mi piace raccontare. Quando sono entrato nel Residence Le Rose, all'interno del bagno, dove tutto era divelto e lo specchio era stato buttato per terra, così mi colpì il fumetto di Diabolik. Se voi pensate, vi ricordate, Marco Pantani aveva questa idea, quando gareggiava, sempre di arrivare e di staccare tutti i ciclisti, di arrivare in solitario all'arrivo.
E io ho fatto l'accostamento con Diabolichi, perché Diabolichi è sempre il delinquente è sempre in fuga, e quindi così mi è venuto istintivamente accostare e fare questo accostamento. Ritornando ai processi, vi racconto anche questo. Allora, proprio per farvi capire l'accanimento giudiziario che c'è stato contro Pantani. Allora, ma perché? Perché comunque Marco Pantani dava visibilità anche ai magistrati, a quelli che seguivano l'indagine. Calcolate che anche i magistrati sono come quelli che possono avere gli scatti di carriera, ma gli scatti di carriera loro li hanno quando seguono dei processi importanti. I processi importanti si fanno con personaggi importanti, quelli che possono dare anche visibilità a loro. Cosa succedeva? E allora Marco Pantani, oltre a essere stato indagato da diverse procure, però veniva chiamato anche da altri procuratori esclusivamente come persona informata sui fatti. Ma vi spiego che l'assurdità qual era. Capitava un procedimento penale per doping contro il ciclista Pinco Pallino o contro la squadra XY. Marco Pantani, cioè quindi persone abbastanza ignote, Marco Pantani veniva chiamato dal procuratore di turno per essere ascoltato sulla base di queste domande. Cioè il magistrato gli chiedeva come si svolgevano le gare ciclistiche, se lui avesse mai avuto contatti con il personaggio Pinco Pallino indagato per doping, se lui avesse mai avuto a che fare con quelle squadre ciclistiche. Ma lo sapete perché? Unicamente perché se il procedimento si faceva nei confronti del personaggio ignoto, anche il magistrato rimaneva ignoto, ma nel momento in cui veniva chiamato Marco Pantani, automaticamente gli organi di stampa si concentravano su quel determinato procedimento. Tant'è vero, e poi lo leggerete nel libro, che Marco Pantani si stufa dopo l'ennesima chiamata dal procuratore di Firenze, che inizialmente non aveva indagato per frode sportiva, e dice: cioè io ormai ho girato l'Italia soltanto in ambito giudiziario, vengo chiamato dalle varie procure per essere ascoltato, ma io sono un ciclista, io voglio girare l'Italia per lo sport mentre gareggio. E invece a Marco Pantani ultimamente capitava purtroppo la disavventura di girare l'Italia e di girare le aule giudiziarie. Sono emerse le figure di due persone, i genitori di Marco Pantani. Nel frattempo colgo l'occasione per dire che ovviamente se avete delle domande potete tranquillamente... Dopo vi racconto un ultimo aneddoto anche per farvi capire l'ulteriore accanimento giudiziario che veniva fatto contro Pantani. Appunto la figura dei genitori, perché sono quelli che hanno ricercato... Allora, voi dovete calcolare, come vi ho detto prima, i genitori nel momento della morte si trovavano in Grecia e molte persone hanno così accusato i genitori di essere tornati in Italia, erano in camper, di essere tornati in Italia in camper, e molti mi hanno detto: ma come mai non hanno lasciato il camper in Grecia e sono tornati in aereo? Cioè, e io rispondo: ma mettetevi voi dei panni di genitori che vengono a sapere così un figlio muore, e secondo me perdono proprio la cognizione, la capacità di poter gestire una situazione del genere. Erano sprofondati nel dramma, per cui forse anche il modo di ritornare in camper era un modo per poter scaricare la tensione. Quando Marco morì c'erano dei giornalisti che mi fecero delle domande assurde, tipo uno, stiamo parlando di una persona che è morta, mi chiese: ma è vero che Marco Pantani non poteva usare il suo patrimonio ma era gestito dal padre? E io gli ho detto: ma che domanda è questa? Andiamo con l'aneddoto invece. Fosse un aneddoto bello, purtroppo la disavventura giudiziaria di Marco Pantani è anche questa. Allora, quando io vado in giro a fare le conferenze, cerco di fare capire a chi mi sta ascoltando proprio il dramma vissuto da Pantani. E allora dico: provate a immedesimarvi.
in questa circostanza di essere in questo momento Marco Pantani. Provate, chiudete gli occhi, fate quello che vi pare, ma dite, pensate di essere Marco Pantani, di trovarvi alla vigilia di Natale, ok? Di trovarvi alla vigilia di Natale e quindi pensare che il giorno dopo è Natale e il giorno dopo festeggerete questa festa, che per me è la più bella che possa aversi durante l'anno, il giorno di Natale, festeggiarla con i vostri cari. Siete a letto, siete in dormiveglia e ancora in pigiama, quindi, e sentite suonare il campanello della vostra casa, voi tutti Marco Pantani, ok? Andate ad aprire la porta, dopo esservi naturalmente alzati dal letto, e vi trovate 3-4 carabinieri davanti. Perché quando c'era Marco Pantani, i carabinieri, chissà perché, erano sempre tanti. Non so se vi ricordate a Madonna di Campiglio, quando lui uscì dall'Hotel Turing, ci saranno stati 40 carabinieri, come se fosse stato il peggiore delinquente, come se avessero trovato il peggiore delinquente. Beh, vi trovate questi carabinieri che vi devono notificare il decreto di citazione a giudizio, perché il 4 aprile del 2003 dovete comparire a Chioni di Trento, che è un paesino sperduto del Trentino Alto Adige, per rispondere praticamente di un fatto che voi ritenete inesistente, cioè accusato di frode sportiva perché avete fatto uso di doping per alterare la vostra, diciamo, la vostra prestazione al Giro d'Italia del 1999. Voi che vi sentite innocenti, che sapete di essere innocenti, provate a pensare come avreste o come festeggerete il vostro Natale. Ma perché vi dico questo? Perché a Marco Pantani, chissà perché, la notifica degli atti dei processi avvenivano sempre nel periodo natalizio. Ma voi dovete sapere che i carabinieri, è vero che notificano gli atti, ma le notifiche vengono fatte sulla base di istruzioni date dai magistrati, ok? E quindi, cioè, loro eseguono degli atti e delle direttive date dal magistrato di turno. E quindi pensate il dramma che poteva vivere Marco Pantani anche durante il periodo delle festività natalizie, poteva trascorrere tranquillamente con i propri genitori, con la propria fidanzata, cioè con quale stato d'animo poteva vivere anche quel periodo. Praticamente è accaduto questo, almeno Balanzasca fu ascoltato dal dottor Giardina, perché scrisse un libro, Il fiore del male, in cui raccontava questo episodio, ossia di essere stato avvicinato quando era detenuto al carcere di Novara da un camorrista che gli disse: e se hai qualche milione scommetti contro Marco Pantani, perché tanto il pelatino non arriverà, e scommetti dei milioni contro il pelatino perché tanto non arriverà a Milano. Balanzasca non diede ascolto a questo suggerimento del camorrista, invece poi dovete ricredersi, perché verificò effettivamente che Pantani a Milano non arrivò. Allora, il discorso delle scommesse clandestine è una delle tante ipotesi che emerse dopo l'esclusione di Marco Pantani. Addirittura poco tempo fa la procura di Forlì, che aveva riaperto le indagini per i fatti di Madonna di Campiglio, ha trasmesso anche per i telegiornali, è stata trasmessa una intercettazione di un camorrista che parla con la nipote, e lui confermerebbe che l'esclusione di Marco Pantani fosse dovuta alle scommesse clandestine. Ci sono state anche altre ipotesi, io ve le suggerisco, però non prendetele come, diciamo, con le pinze, perché è naturale, essendo delle ipotesi e non essendoci degli elementi di prova, lasciano il tempo che trovano. Un'altra ipotesi che c'è stata, che ne so, Marco Pantani era stato richiesto dalla Mappei, non so se ve lo ricordate, ma lui si rifiutò e decise di rimanere nella Mercatone 1, e Squinzi, allora patron della Mappei, e decise di vendicarsi contro Pantani. È vero o non è vero?
Questa è una delle ipotesi. Un'altra ipotesi che era stata fatta, Marco Pantani all'epoca faceva la pubblicità per la Citroen, invece il Giro d'Italia, è gestito dalla RCS, la RCS è una società degli Agnelli, e tutte le macchine erano della Fiat, e quindi anche gli Agnelli si sarebbero schierati contro Pantani. È vero o non è vero? Un'altra ipotesi che secondo me è interessante, è interessante anche sulla base di qualcosa che disse Marco, lo potrete leggere a pagina 118, è la seguente. Allora, voi dovete pensare, Marco vince il Giro d'Italia il 7 giugno del 1998, il Tour de France il 2 agosto del 1998. Nell'intervallo tra queste due vittorie, che cosa succede? Zeman, che allora era l'allenatore della Roma, rilasciò una dichiarazione all'Espresso con la quale, in base alla quale praticamente accusava le squadre di calcio di smettere di frequentare le farmacie, e citò la Juventus accusando praticamente questa squadra, dicendo: perché non è pensabile che giocatori come Vialli e Del Piero abbiano avuto delle esplosioni muscolari in così breve tempo senza aver assunto dei farmaci? Perché io, che sono un uomo di sport, so per certo che per poter sviluppare certe muscolature devo fare anni e anni di sport, ok? Nell'ottobre, e quindi per la prima volta, sempre il dottor Guarinello comincia ad indagare nel mondo del calcio, comincia a indagare contro la Juventus, tant'è vero che poi questa indagine sfociò nel processo contro la Juventus, contro Agricola, il medico della Juve, e il direttore generale e l'amministratore delegato Giraudo. Ma sempre quello stesso anno il CONI finisce nell'occhio del ciclone, finisce nuovamente nell'occhio del ciclone, dopo vi spiego perché dico nuovamente, finisce nell'occhio del ciclone perché il laboratorio dell'acqua acetosa, che era il laboratorio pubblico del CONI, dove dovevano essere analizzate le provette dei calciatori, di fatto si scoprì invece che queste provette non venivano controllate, e quindi si aprì un procedimento penale proprio per capire come mai queste provette non venivano analizzate. Per cui il calcio finisce nell'occhio del ciclone, il CONI finisce nell'occhio del ciclone, tant'è vero che Mario Pescante, che era il presidente del CONI, dovette dimettersi, a lui subentrò un certo Gianni Petrucci, che dichiarò guerra al doping. Purtroppo nell'ambito del calcio non poté entrare perché Sergio Campana, che era il presidente dell'associazione calciatori, minacciò di scioperare qualora queste illazioni fossero continuate contro il calcio, e a parer mio a questo punto, sia per evitare che continuassero queste notizie negative sia nei confronti del CONI che nel confronto del calcio, calcolate che il calcio dal punto di vista economico sovvenziona molto il CONI, dove si va? Si va nel ciclismo, perché il ciclismo è uno sport povero, uno sport corso su strada, dove non ci sono i biglietti da pagare per assistere a queste gare sportive, ma dove in quel momento ci poteva essere il parafulmine, ossia Marco Pantani, che aveva calamitato attorno a 6 milioni e milioni di persone, che in quel momento poteva attirare la notizia negativa e distogliere quelle notizie negative che avevano coinvolto il CONI. Dietro che ci sia stato un progetto dietro Marco Pantani, anche perché lei deve pensare che dal 99 fino alla morte di Marco Pantani, quando si parlava di doping sistematicamente si parlava di lui, cioè non si parlava di Tizio, Caio, Sempronio, ha capito? Marco Pantani, come ho detto, non è mai stato trovato positivo contro l'antidoping. Calcoli che Marco Pantani era uno di quegli sportivi che era stato selezionato per partecipare alle Olimpiadi di Sydney del 2000, ok? Chissà perché un segretario del CONI fece emergere una notizia falsa dicendo che uno di quegli sportivi aggregati alla nazionale italiana aveva dei valori al limite del doping, e fece il nome di Marco Pantani.
mentre invece Marco Pantani aveva i valori nella norma, e addirittura furono poi scoperti tre sportivi aggregati alla nazionale italiana che risultavano effettivamente positivi. Uno di questi, vado a memoria, era Rebellin addirittura. E secondo me quello che ha ferito maggiormente Pantani è stato proprio quello, cioè di essere stato tradito dal mondo del ciclismo. Lui viveva per il ciclismo. Nel momento in cui ha visto che, sebbene era diciamo così, lui non era non aveva mai assunto alcuna sostanza dopante, ma in qualche modo però è stato estromesso da un Giro d'Italia che lui riteneva già suo, a quel punto lì si è sentito tradito e ha cominciato a morire. Per me Marco Pantani è morto a Madonna di, cioè ha cominciato a morire a Madonna di Campiglio, e diciamo la botta finale gli è stata data con la prima condanna che gli fu data dal giudice di Forlì. Poi fortunatamente la Corte d'Appello di Bologna riformò la sentenza e Marco Pantani fu assolto, che la Corte d'Appello di Bologna criticò aspramente la sentenza di condanna del giudice di Forlì, dicendo addirittura che questo giudice avesse superato il principio di legalità, uno dei principi basilari del nostro diritto penale. Io gli seguì il processo collegato a Madonna di Campiglio. Quando lui venne a sapere della soluzione di Madonna di Campiglio, ormai ne aveva subite talmente tante che non festeggiò più di tanto. Invece per la soluzione del primo processo, quello collegato alla precedente condanna di Forlì, quando fu assolto, ne disse di cotte e di crude contro il giudice di Forlì. La stampa che diciamo la stampa gli è risalto, ma non più di tanto, ha capito? Nessun mia colpa. No, assolutamente. Questo è il dramma, che comunque, nonostante fossero stati così fatti dei processi contro Marco Pantani, e quando arrivarono le assoluzioni, vabbè, Tutto Sport nel mio caso fece un gran bell'articolo in prima pagina della soluzione, dicendo il Giro d'Italia deve essere riscritto, così, però non tutti i giornali. Ad esempio la Gazzetta dello Sport ne parlò, ma non più di tanto. Non c'è stato il mio colpa, c'è proprio questo libro che riabilita la figura di Marco Pantani. Prima, quando ho chiesto un aggettivo su Marco Pantani, lui ha detto bellissimo, fantastico. Io dico la stessa cosa di questo libro e vi invito ad acquistarlo. L'autore resta qui per il firmacopie, e domani ore 19 il buon Antonio Di Donna presenta il libro di Stefano Pizzotto. Grazie a tutti, grazie per...